che cosa c'è all'interno di questo bar? C'è arte, inclusione, e le persone che lavorano con disabilità. E l'obiettivo di questo posto è dare alle persone con disabilità un'inclusione per poter mostrare che possono lavorare e poter mostrare alle persone che entrano che qualcosa è possibile, che è reale. Le persone che entrano qui aprono la mente per poter capire come le persone, insomma, possono essere capaci di fare tutto. Offriamo opportunità di lavoro per le persone che solitamente sono le sedicesime, in questo caso sono le prime. Per la prima volta non è il lavoratore che si adatta al luogo, ma è un luogo che si adatta al lavoratore. In base alle ore, le possibilità, il fatto che ci si stanca prima o ci si stanca dopo, ci si siede a un tavolo per capire quali sono le possibilità e quali no. Fino a che punto si arriva, fino a che punto no. Perché tutti abbiamo un limite, non solo le persone con disabilità. I concetti di inabilità e accessibilità sono due concetti, io credo, importanti in questo momento europeo, perché ti rende inabile una società che non ti dà abilità. E il concetto di inabilità è un marchio che per il quale tu non puoi compiere alcune azioni. Una persona in carrozzina è inabile al 100% perché il luogo di lavoro non è abile per lei. Abbiamo preso questo spazio molto grande perché non creare dei corsi di formazione che potessero raccontare e sensibilizzare o formare le persone. All'interno dell'altra scuola facciamo corsi di sensibilizzazione alla lingua dei segni, corsi di sensibilizzazione al braille. Nel piano di sotto vedi la scritta in braille sul bancone, la scritta in braille sul bagno e poi nella parte di sopra c'è la possibilità di fare il corso. L'idea che avevo io è quello che apri la porta dell'altra scuola e incontri l'altro mondo, il mondo della lingua dei segni. Mi sono imbattuta in tante leggi, tante situazioni, tanta burocrazia infinita. Queste sono state anche difficoltà maggiori per noi, perché se bussi a una porta e dici io voglio aprire un bar dove una persona in carrozzina ci lavora, è una terra di nessuno. Nessuno ha, diciamo, una risposta, nessuno ha una legge che adatta a quello. Quindi questo luogo, diciamo, potrebbe essere e sarà, spero, anche un esempio di quello che potrebbero essere altre possibilità di apertura di un posto così. Non ci sono posti simili a questo, da nessuna parte. Abbiamo cercando di trovare un minimo di esempio, di appiglio, di esperienza precedente, ma non ce ne sono. Forse c'era qualcosa in Germania, qualcosa forse c'è in America, ma non è un posto così dove tutte le disabilità lavorano. Noi facciamo diverse attività, tra cui le cene al buio, gli aperitivi al buio, e programmazione culturale anche musicale, e questa sera in particolare c'è la notte della Taranta con un duo che, insomma, suonerà per noi. Sono state tante difficoltà. Come la costruzione del bancone, dove tutte le persone non credevano che si poteva realizzare un progetto così. E alla fine abbiamo litigato, ci siamo confrontati, siamo riusciti a trovare delle soluzioni per portare avanti un sogno, no? Un'idea che è quella che oggi vediamo. Meno male.